Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con spinaci e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono fontina a pezzi, pancetta a dadini, aglio, olio, spinaci, sale, pepe, una dose di pasta brisée o pasta al vino, uova, noce moscata, Philadelphia, pinoli e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la fontina. La facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo l'aglio e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo. Aggiungiamo l'olio. Pancetta, gli spinaci, chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo cuocere per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo il sale e il pepe. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola e continuiamo la cottura per 1 minuto, 120 gradi, antiorario, velocità 1. Gli spinaci sono cotti, togliamo l'acqua di cottura e mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale, lasciamo intiepidire i nostri spinaci. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Adesso mettiamo nel boccale le uova. La noce moscata. Il sale e il formaggio spalmabile. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Adesso aggiungiamo gli spinaci che abbiamo ben sgocciolato. E il formaggio tritato. Riazioniamo il bimby per 30 secondi. Antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, versiamolo in una dose di pasta brisè o pasta al vino. Livelliamo bene, spolverizziamo con del parmigiano. Chiudiamo i bordi.
Andiamo a cuocere in forno a 180 gradi statico per circa 30-40 minuti. Nel frattempo tostiamo i pinoli in una padella antiaderente. La torta salata è cotta, cospargiamola con i pinoli che abbiamo precedentemente tostato e serviamola. Torta salata con spinaci e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta!